200 persone hanno partecipato al Welcome to Canada Fest per raccogliere fondi a favore di Pier 21, il molo del porto di Halifax in Nova Scotia, dove sono passati oltre 1 milione di persone, tra cui centinaia di migliaia di italiani che hanno scelto il Canada per un futuro migliore per se stessi e la propria famiglia. Co-chair dell'evento, giunto alla quinta edizione, due noti personaggi della comunità italiana che hanno messo piede in terra canadese a Pier 21. Julian Fantino, giunto in Canada con i genitori all'età di 11 anni, oggi commissioner della Ontario Provincial Police. Pier 21 è una creatura dell'instancabile filantropo Ralph Chiodo, giunto in Canada dalla Calabria con poche lire e una valigia piena di sogni. Ralph Chiodo, oggi CEO di Active Green & Ross, vuole che Pier 21 sia il tributo alle famiglie che hanno attraversato l'Atlantico in cerca di una vita migliore. Divertente. Raccoglieremo $800,000 per il Pier 21 e voglio ringraziare tutti i sponsors, tutti quelli che hanno contribuito, il comitato e il mio co-chair Julian Fantino per questa meravigliosa serata. Grazie a tutti e buonasera, e lo faremo di nuovo l'anno prossimo. I fondi raccolti a Welcome to Canada Fest saranno devoluti a Pier 21 per far sì che l'esperienza degli immigranti, la storia e le loro memorie siano preservate affinché Pier 21 abbia un posto nella storia del Canada per le future generazioni. Al successo dell'evento hanno contribuito un piccolo esercito di volontari che hanno coadiuvato con tanto zelo e dedizione gli organizzatori, dagli chef che hanno preparato il cibo a quanti hanno servito le prelibate pietanze, tra i quali il senatore Condinino, Sam Ciccolini e tanti altri. Pier 21 recentemente è stato dichiarato dal governo di Ottawa Museo Nazionale dell'Immigrazione del Canada. Enzo Di Mauro, italicus.ca.